Amici, ci siamo, è giunta l'ultima ufficiale serata al Guendalina qui a Santa Cesarea Terme. Siamo giunti al 12 di settembre, fine ovviamente per quanto riguarda questa stagione grandiosa al Guendalina, la discoteca numero uno del Sud Italia. Stiamo per farvi vedere ultimissime immagini per quanto riguarda questa estate 2009 qui in questa grandiosa discoteca. Questa sera ospite con noi il DJ Ilario Alicante. Più tardi ci risentiamo per tutti i ringraziamenti di rito. Intanto guardate queste immagini. TV, la chiusura del Guendalina. Siamo qui con il protagonista e il DJ della serata a chiudere la stagione al Guendalina, Ilario Alicante, che abbiamo già avuto con noi. Buonasera, ben ritrovati a tutti. Però per cambiare, siccome siamo stati insieme già pochi giorni fa, abbiamo fatto sì che fosse affiancato da altre presenze. Ecco, belle presenze, parliamo da questa parte, da questa un po' meno, no scherzo. Allora, abbiamo con noi la fantastica Angela, che vedete spesso ballare, vero, qui al Guendalina? Giusto. Oggi sei in disoccupazione. Sì, in disoccupazione perché qua ci stanno facendo un film, no? È vero, questa sera c'è un set cinematografico all'interno del Guenda e quindi sul palchetto dove di solito balli tu ci sono gli attori. Eh sì. Va bene. No? Lo so, infatti per noi è un peccato, però è meglio, così ti abbiamo ai nostri microfoni visto che non riusciamo mai a intervistare. Infatti. Com'è andata questa stagione? Lo chiedo prima a lei. Com'è andata questa stagione qui al Guenda? Al massimo. Forte come sempre, no? Vero, una grande estate questa. Sì. Perfetto, mi è venuta la domanda nuova per Ilario, visto che abbiamo già parlato delle tue produzioni, dei nuovi progetti con le etichette per i giovani e quant'altro, voglio chiederti come secondo te quest'estate 2009 è cambiata rispetto, ecco, magari a quelle precedenti, perché l'altra settimana, parlando con Alex Neri, lui mi ha detto che ha visto il Guendalina molto più pulito. Sì, se così si può definire, sì. Sì, le pulizie le fanno, però a parte quello. No, veramente quest'anno c'è un notevole cambiamento di gente. Secondo me molto migliore. Bene, un bene per tutti, un bene per il Guenda, un bene per noi. Bene. Decisamente. Lui mi diceva che, anzi, io gli suggerivo che forse era dovuto ai controlli che sono aumentati decisamente quest'anno. Quasi asfissianti, direi. Però alla fine è una cosa giusta che permette di controllarsi un attimo di più, di evitare più disgrazie in giro. Quindi più gente pulita, più gente tranquilla. Più meglio, bella gente. Meglio. Invece a livello musicale com'è andata quest'estate 2009? Secondo me in grande miglioramento, è rivenuta questa ondata house e funky che mi piace moltissimo rispetto magari a un po' più l'annata tech dello scorso anno, quindi adesso siamo più house, più freschezza, più donne che ballano. Meglio,
più musicale, sì. E ci divertiamo di più, quello è l'importante. Quello è sempre importante, è divertirsi con cervello, ma divertirsi. Senti, hanno scelto te per chiudere la stagione al Guendalina. È un onore, no? Sono onorato. Per me il Guendalina è uno dei migliori club d'Italia e sono sempre stato sostenitore del Guendalina e sono onorato appunto che Vincenzo mi ha fatto chiudere la stagione. Evidentemente il Guendalina sostiene te, che sei un DJ giovane che ha delle prospettive già molto... E lui sostiene noi. Dimmi e lui, Carlo. E lui sostiene noi. E cioè, ce l'ha già detto che sostiene il Guendalina. Certo, certo, sempre. Io chiuderei con Carlo, visto che non è mai stato neanche lui qui ai nostri microfoni. Com'è andata questa stagione al Guendalina? Forte, forte, molto forte. Grazie a tutta l'organizzazione, grazie al direttore artistico, grazie a noi. È una stagione importante, chiudiamo soddisfatti, ci fa piacere che gli artisti rimangano contenti, poi il resto insomma lo fa la musica. Il resto lo fa la pista, l'arena, basta guardarla. Basta guardarla. Eccoci qui, chiusura della stagione al Guendalina, stagione spettacolare, dobbiamo dire grazie al direttore artistico Vincenzo De Robertis. No, a tutti grazie, a chi viene al Guendalina, non a me. Ovviamente grazie a tutti coloro che sono venuti, che hanno reso spettacolare la pista, a tutti i DJ e quant'altro, ma ovviamente noi siamo riusciti ad avere al microfono te che sei il direttore artistico, quindi vogliamo chiederti com'è andata insomma dal tuo punto di vista, sei soddisfatto, com'è stata questa stagione insomma? Ma come tutti gli anni sempre bene, non mi posso lamentare, assolutamente. E forse non è l'ultima oggi, forse ne facciamo un'altra. Ah! Sì, forse ci vediamo sabato prossimo. Quindi lasciamo il punto interrogativo? Sì, sì, sì. Forse sabato prossimo facciamo Fiore. Ok, ok. Facciamo Fiore, Dario e Gianni Sabato. Perfetto, noi siamo... insomma. Per concludere in bellezza. Eh beh, sarà fantastico allora essere di nuovo qui al Guendalina anche sabato prossimo. Lasciamo il punto interrogativo, è sicuro? È sicuro. Ok, allora non è più la chiusura. Tempo permettendo. Tempo permettendo, sabato prossimo torna un'altra notte al Guendalina, sì. Sarà la chiusura forse. Una stagione da ricordare. Questa del 2009 cosa ha di diverso secondo te rispetto alle altre? Tu mi hai detto che sono tutte state grandiose, ovviamente è così. Un po' di DJ emergenti, un po' di DJ nuovi, piccoli ma molto bravi. Ilario, Luca Bacchetti, eccetera. Bacchetti, Guglielm, Pampot, ci sono stati parecchi, Paco Suna, sì. Camia, Lewandowski, molti DJ bravi a livello internazionale, non famosi ma molto bravi. Bene, e comunque il divertimento è stato massimo anche quest'anno, soprattutto quest'anno, anche perché abbiamo notato anche la gente si diverte in maniera più pulita quest'anno. Stiamo riuscendo, pian piano. Non siamo arrivati fino alla fine, ma ci stiamo riuscendo. Ce la faremo. Pian piano. Va bene. Io ti ringrazio, Vincenzo. Grazie a voi. Ed è la nostra ultima rubrica, quindi Rete 8 TV termina qui. Noi però vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata ricchissima e stracolma di eventi, ancora dal sapore estivo. Pertanto vi aspetto ancora qui su Sky, canale 830, Viva l'Italia Channel e soprattutto su canale 8. Restate con noi.